Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel mio umilissimo camp. Mentre facciamo capire al comandante Dagger quanto io sia un maschio alfa e quanto abbia sbagliato a venire a vivere con noi, quanto sia stata una scelta sbagliata, vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere su questo DLC, tutto quanto, ragazzi, come trovare questa armatura. Sarà un mega almanacco in un unico video che vi spiegherà tutto quello che c'è da sapere. Intanto, raga, non so, mi sto godendo l'aria aperta. Guardate che bellezza questo camp. Che cazzo succede qua, bastardi? Sto facendo un video. Santo cielo, Mulis Brago. Andremo a vedere il modo migliore per aumentare la reputazione con le fazioni, il modo migliore per guadagnare più lingotti, tutte le missioni nascoste, come trovare i compagni da mettere nel camp, tutto quanto ragazzi, tutto quello che c'è da sapere, come si craftano le armature atomiche, come si craftano le nuove armature, proprio nel dettaglio come si comprano i moduli leggendari, dove è finito il venditore leggendario. Alla fine mi hanno rotto, guarda, c'è pure un cane, mi hanno rovinato tutto, mannaggia loro. Comunque alla fine mi sono trasferito qua, Big Sale from Kitano, ragazzi, ho fatto i soldi. Infatti vi ringrazio a tutti quanti quelli che mi hanno fatto compagnia mentre lo costruivamo in live, tutti quelli che sono venuti a darmi una mano. E niente, quel deficiente di Bucket se n'è andato e mi ha rovinato l'inquadratura. Comunque una figata avere un personaggio nel proprio insediamento. Sembra che a breve avremo anche la possibilità di cambiargli l'inventario, finalmente potremo modificarlo. E in futuro probabilmente dicono che implementeranno la possibilità di avere molti più personaggi. E chissà quante cose si potrebbero fare, anche dei... una piccola scuola di sopravvivenza per gli NPC, non sarebbe una figata? Questa fondamentalmente sarà una guida su tutte le cose che non dovrete dimenticare durante Wastelander, quindi non sarà una guida dettagliata missione per missione. Vi ricordo ovviamente per iniziare Wastelander dovrete parlare con queste due tipe che sono al Vault fuori del Vault 76 e andare poi al Wayward. Da lì qui vi consiglio di allearvi con i radicali ribelli per recuperare una maschera potentissima, ma a fine video comunque se non l'avete presa vi spiegherò un modo per recuperarla, non vi preoccupate. Poi dovrete andare o a Crater a Foundation e decidere con quale fazione allearvi. Fondamentalmente vi consiglio di fare tutte e due le storyline fino ad arrivare al momento di decidere con chi entrare, con quale fazione entrare nel Vault, perché così potrete recuperare tutte le armi possibili. E ovviamente così recupererete anche tramite i Foundation l'armatura stealth cinese. Sinceramente io vi consiglio di farla con i predoni, ragazzi, perché è più divertente. Cioè c'è un super mutante che vi accompagna, quindi è tutto un po' più divertente ovviamente. In più vi ricordo di trattare bene Rara, raga, questo sarà importantissimo. Sta bambina trattatela con i guanti. E quando nel Vault vi chiederà se volete che entri a prendere un'arma per voi, voi ovviamente gli dovete dire di sì. Adesso vediamo tutto quello che c'è da sapere per non perdersi nulla da Wastelander. Qua comunque ora entriamo nel Vault 79, il Vault più segreto della storia, che a quanto pare dentro c'è sta Enzo Miccio. Ma chi l'avrebbe mai detto? Cioè, ma che ci fa? Ma dove va? Se ne va. Comunque milioni di progetti, regà, tantissimi. Armatura dei servizi segreti, T65, armatura solare. Io vi consiglio l'armatura dei servizi segreti, soprattutto la modifica ad alta densità, raga, che sembra la più performante, dovrebbe essere. E ragazzi, vedremo a fine video tutte le caratteristiche di questa armatura. È un carro armato. C'è anche il jetpack che si potrà usare anche senza armatura, un jetpack che come uno zaino ci permetterà di volare. Questa sarà una delle figate di questo DLC, non servirà l'armatura atomica. Però ti odio, zio, ti odio! Comunque, come guadagnare oro? Eccoci qui, dovrete andare in questa macchina di produzione oro e consegnare i buoni del tesoro. E voi vi starete chiedendo, ma io come li faccio i buoni del tesoro? Guarda, tutto bene, 10 bilioni di dollari, te lo spiego io come si fa, non ti preoccupare. Un modo semplicissimo è andare a concludere tutti gli eventi che hanno un punto esclamativo, come questo, evento linee di sabbia, ma ci stanno tanti altri eventi che dovrete attivare voi, come potrete semplicemente andare a battere il vertibird che porta le schede nucleari, anche quello vi darà un buono del tesoro. Questo a Big Man Tunnel si entra da qui e si esce da quest'altro lato. Per attivarlo dovrete andare qui da Vinny Costa e parlare con lui e chiedergli che di voler partecipare a questa carovana. E uno degli eventi nuovi che è stato aggiunto con questo DLC, andremo a vedere anche altre missioni segrete che pochi conoscono, che comunque sono utili per migliorare l'affinità con le fazioni. La missione in sé è molto interessante, l'idea delle carovane è una figata, spero ne aggiungano molte altre perché per adesso è un'unica carovana. L'unica pecca è che comunque, per quanto la missione è molto carina, perché la carovana poi alla fine non porta qualcosa di buono, di reale, di effettivo nel mondo di gioco? Cioè sarebbe bello che le carovane dove noi agiamo e aiutiamo dei coloni in quel posto dopo siano più ricchi o ci siano più risorse.
che comunque effettivamente noi andiamo a migliorare la vita lì, perché per adesso è soltanto un evento che ci dà dei punti esperienza, dei buoni per i lingotti d'oro, quello che vogliamo, però alla fine, non lo so, nel corso del gioco si perde un po' il senso di fare sempre questa missione, se poi alla fine non cambia realmente nulla. Abbiamo soltanto l'affinità noi migliorata, però fine. Questa missione, occhio, perché sembra che può succedere che se morite un NPC a fianco vi ruba l'arma. Ovviamente i servizi segreti apprezzano i bei botti, quindi se lanciate una testata nucleare sulla faglia e scoppiate la regina, guadagnerete un bel po' di buoni del tesoro. Ovviamente anche il sovrintendente ci farà guadagnare lingotti durante l'endgame, quindi vi consiglio di andare ogni tanto a trovarlo, perché Daveport vi darà una missione, opportunità fotografica, che vi chiederà di andare a fotografare delle cose importanti riguardanti i predoni o i coloni, per studiare le condizioni future di come si comporteranno, diciamo, se finissero il cibo i predoni potrebbero attaccare i coloni, quindi loro vogliono essere a conoscenza di com'è la situazione. Quindi in futuro c'è anche la possibilità, secondo me, che futuri DLC portino il PvP tra fazioni molto di più di quanto già c'è ora, perché adesso se avete un brutto rapporto con le fazioni quelle vi attaccheranno, però finisce lì. Per ora non c'è un vero e proprio evento PvP tra fazioni. Ecco il Wayward, ragazzi, che è diventato una bellezza, vivo più che mai. Qui potrete trovare sto tipo, Smiley, brutto infamone che vende lingotti a prezzi assurdi. Al cambio di tappi, però giustamente gli stiamo a dare dei tappi in cambio dei lingotti, ci sta. Però se potete comprarli soltanto una volta a settimana, un massimo di 6.000 tappi di lingotti, cioè 6.000 tappi, 300 lingotti, e il lunedì dopo potrete di nuovo comprarli. Comunque ve lo dice già lui, se fate attenzione, vi dice torna lunedì quando finite. Ma perché io lo odio profondamente proprio, quindi non faccio testo. Se vi avanzeranno i lingotti e non saprete come spenderli, ci sarà anche qui a Foundation Samuel. Troverete, o molto utile, lo zaino droghiere, che è una discreta svolta, che peserà il 90%. Qualunque oggetto di droghe o steampunk costeranno di meno. Poi c'è Mortimer qui a Crater. Vi consiglio, sarà importantissimo, ragazzi, migliorare i rapporti, perché aumenteranno gli oggetti. Ecco qui la reputazione. Ora vi spiegherò i modi migliori per migliorare la reputazione al massimo il più velocemente possibile. Ovviamente il modo migliore sono le missioni giornaliere, e questo vi farà fare la conoscenza di Ward, regà, il male puro, che in confronto Preston Garvey era Mr. Simpatia, praticamente. Probabilmente le missioni più noiose della storia di Fallout 76. Pensavamo che era impossibile, invece eccoci qua. Non erano i robot, tutti parlavano male dei robot, e Ward, il male, è peggio di Preston Garvey. Paradossalmente c'è un personaggio qui che è vestito invece uguale a Preston Garvey, che invece vi dà delle missioni decenti. Piccola problematica anche questa, che comunque dopo che le fa un po' di volte, giorno dopo giorno, visto che si guadagnano massimo 200 lingotti al giorno, le dovrete fare tutti i giorni e devo dire che dopo un po' ti annoiano, per quanto a livello basso potrebbe essere probabilmente più divertente, perché ci sono i cacciatori che girano per la mappa, puoi andarli a intercettare. Vi consiglio di non fare questa cosa perché vi abbasserà la reputazione. Forza 8, hai mai pensato di andare a Foundation? Perché vi abbasserà la reputazione di Foundation e sarà una perdita assurda, dovrete fare 300 missioni The World, impazzite. Comunque ecco qua, dovrete raggiungere questo personaggio e convincerlo a tornare indietro, oppure lo potrete uccidere. Quindi vabbè, dipende un po' che tipi siete voi. Comunque sta missione può essere, diciamo, molto interessante se sei di livello basso, e per raggiungerlo non puoi usare il viaggio rapido e devi andare a piedi, quindi vi consiglio a tutti di non usare il viaggio rapido, diventa tutto molto più interessante. Un sacco di roba da fare. Questa è una missione interessante perché ci fa capire che c'è un modo di abbandonare l'Appalachia, perché queste persone sono indecise se scappare oppure ritornare a Crater. Noi possiamo convincerli a tornare oppure ucciderli. Io vi consiglio, se volete, c'è anche un modo di buggare il gioco, un po' una zozzata, se lo uccidete e fate questa risposta qui, c'è un nuovo, vedete, l'abbiamo scoperto in live, c'è un nuovo morto in Appalachia, e poi premete cerchio e poi glielo riaprite subito dopo, vi dà la reputazione all'infinito. Che cazzo di reazione è?
Poi è importantissimo per migliorare la reputazione che questo insediamento praticamente segreto, Ayo Reef Adventures, un insediamento dei predoni, che come vedete è proprio collegato sul fiume e c'è una barca funzionante, secondo me sarà collegato molto probabilmente ai futuri DLC, non so se qualcuno si ricorda Far Harbor. Comunque c'è questa missione molto importante per migliorare la reputazione, dovrete difendere questo depuratore dell'acqua dai Mirelook semplicemente. E in più vi consiglio di raccogliere la carne di questi Mirelook, perché c'è un personaggio Black Eye che vi permetterà di vendere la carne, perché loro si occupano proprio di commerciarla per ora e quindi migliorerà la reputazione. Vi ricordate un po'? Vi ricorda qualcosa? Qualcosa sì, quella nave, chissà. Dopo questa notizia bomba passiamo al piccone rugginoso, la nuova sede del venditore leggendario, perché si è spostato in un posto un po' più caratteristico. E come vedete qui lo scambio leggendario funziona ancora tutto uguale, dovrete vendere le armi leggendarie per guadagnare i moduli, per poter comprare i moduli leggendari, che sono importantissimi per craftare l'armatura che vi ho fatto vedere, l'armatura dei servizi segreti. Tutte le armi che comprerete, quei lingotti, dovrete craftarle con i moduli leggendari. Il numero dei moduli non influirà su quante stelle avrà l'oggetto, sarà casuale, quindi useremo un modulo, magari potrà uscire 3 stelle o una stella. Ci sono oggetti che servono più moduli, comunque vi consiglio di usare l'abilità Super Duper, che è questa abilità che vedete qui, che avrete il 30% di possibilità di ottenere un oggetto in più, regà, che è una discreta svolta. Infatti ringrazio proprio Super Duper per questa armatura ottenuta in live. No, mi ha dato Super Duper, ce ne dovrei avere un'altra. Oh, eccola! Top, regale, aumentata, rinforzante, che culo cazzo, che culo ragazzuoli. L'abbiamo trovata, non ci posso credere, porca troia. Andiamo a vedere le specifiche del full set dell'armatura dei servizi segreti, che è praticamente un'armatura atomica, cioè 250 di difesa, 220 di difesa energetica, 220 di difesa dalle radiazioni, con la modifica ad alta densità diventa ancora di più, supera la X01 praticamente. È qualcosa d'assurdo. Passiamo alla T65, che è un carro armato, l'armatura atomica più forte che sia mai stata vista in tutti i capitoli di Fallout. 5,65 di difesa fisica, 4,70 di difesa energetica e 4,70 di difesa alle radiazioni, regà, è comunque una bestia. Per quanto riusciamo tranquillamente a superare questi valori con l'armatura normale, le leggendarie e le carte perk giuste. Qui vediamo il jetpack, ringrazio per la clip Mendoza, uno dei moderatori del gruppo Telegram, anzi ringrazio tutti i moderatori del gruppo Telegram, se volete entrare al gruppo Telegram lo trovate su Telegram ovviamente, F76 ITA dovete cercare. Ora vi spiegherò come prendere, una delle ultime cose che mancavano alla spiegazione, come prendere la maschera dei radicali liberi, non so se l'avete vista. Per prenderla dovrete semplicemente unirvi ai radicali liberi, che è una delle prime missioni che prendete al Wayward. Invece di tradirli e ucciderli tutti, cosa che io avevo fatto in principio, dovrete invece allearvi con loro e poi dargli l'oggetto che troverete più avanti nel corso della missione. Comunque vi consiglio di non ucciderli e allearvi con loro. Se per caso lo avete già fatto e avete perso questo oggetto, è molto semplice, dovrete semplicemente creare un altro personaggio, rifare la missione, le missioni iniziali, tanto sono poche, quelle del Wayward, e devo dire è anche bello perché avrete un nuovo inizio, perché l'inizio è cambiato, quindi questa cosa è una cosa buona per tutti i nuovi giocatori. Se vi state chiedendo dove potrete trovare l'arco e le modifiche esplosive, criogeniche e cavoli vari, li trovate nel semplice negozio del Sunny a Foundation, oppure al negozio a Crater, ma il negozio lo pagherete coi tappi normali, quindi è abbastanza semplice. Molti non lo trovavano, ma penso alcuni, di la maggior parte l'avranno visto. Mancano soltanto i compagni che potremmo avere nel nostro camp. Ora vi dirò dove trovarli tutti. Probabilmente il più interessante, se non l'avete trovato, è il comandante Dagger, che pensate ragazzi è un astronauta che è precipitato in Appalachia, e se andrete a finire la sua missione è una delle avventure più fighe di Fallout 76, che vi farà scoprire un esperimento assurdo che non vi voglio spoilerare. Ricordatevi però di salvare Athena, questo è importante perché sarà un commerciante e soprattutto lei non ha colpe. Quindi cercate di salvare Athena come semplicemente con le linee di dialogo, quindi non uccidete l'Assaltron, questo ve lo voglio dire. La trovate qui a nord, nel bunker abbandonato, e comunque ci potrete avere un'avventura amorosa anche con lei. Cioè, poi ho scoperto che la potete avere con tutti, anche con i maschi, infatti è una figata sta cosa.
Li sto tradendo l'un l'altro. Mentre per avere il venditore Bucket nel camp dovrete andare al campo di lavoro Rollins e salvarlo dalle aquile sanguinarie. Da qui partirà una fighissima quest per vendicarsi e distruggere le aquile sanguinarie. Avrete anche accesso ai fantomatici sotterranei di Watoga, che fondamentalmente sono un labirinto enorme di niente. Quindi non è una grandissima perdita per ora. Cioè, durante la missione sono una figata, però ovviamente nell'endgame rientrare in quel posto è abbastanza inutile. La trovate, il comandante Dagger lo trovate qui in alto a destra, dentro questo bunker abbandonato. Un altro personaggio è questo vecchio che si accolla con frasi noiosissime da boomer, e lo trovate a Foundation nei sotterranei. Il tipo panchettone lo trovate invece a Crater nel nucleo. Lo riconoscerete per questi belli capelli che si porta dietro, quindi non sarà difficile trovarlo. Poi c'è il chitarrista errante, che la troverete, io l'ho trovata davanti a nord, poco a nord dell'aeroporto di Morgatown. Molto allegramente la troverete vicino a delle lapide. Comunque su di lei probabilmente dovrò farci un altro video, ma su tanti argomenti, soprattutto sulla lore di Wastelander e sui futuri DLC, perché sembra che lei si sposti, essendo itinerante. Io anche l'avevo vista vicino al fiume al nord di Flatwood e seguendo il fiume, ma comunque si sposta in posti diversi. Sembra, ragazzi, che ci sarà la confraternita d'acciaio. Vi ho tenuto questa notizia bomba per la fine. È stata confermata dalla Bethesda che la confraternita d'acciaio è molto interessata al West Virginia ancora, e quindi, avendo mandato già degli uomini che non sono più tornati, chissà se qualcuno potrebbe tornare. A questo punto, chissà, in un futuro, se non c'è stato il PvP tra i predoni e i coloni, magari tra la confraternita d'acciaio e l'enclave, che sono molto più belliginose, probabilmente ci sarà da combattere, chissà. Io ci spero molto. Ragazzi, spero di avervi detto tutto e di avervi aiutato con questo video. Ne arriveranno altri sempre su Wastelander. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che siamo su Twitch in questo momento a nerdare pesantemente, e vi aspetto. E ci vediamo tra poco. Dai, alla prossima, ragazzi. Ciao belli.